Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, oggi andiamo a commentare la partita Pisa-Cosenza, svoltasi all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, alle ore 14. Bene ragazzi, finalmente una vittoria dopo tre digiuni, diciamo così. Ci voleva per il morale, ci voleva per tutti. Ragazzi, sono scesi in campo sicuramente con le idee giuste e la mentalità giusta. Poi comunque andremo a vedere nel dettaglio. Ora andiamo a vedere per meglio quello che è stato e quello che ha offerto la partita. Io direi che nel primo tempo la partita è stata quasi quasi un equilibrio, no? Perché c'è stata da una parte all'altra capovolgimenti di fronte. E quindi una bella partita, bella da vedere. Non ci siamo annoiati sicuramente. E nel secondo tempo noi non ci siamo annoiati di più. Insomma, voglio dire, nel secondo tempo proprio è stato il top, diciamo così. Ma comunque ora l'andremo a vedere. Allora, intanto vi metto le formazioni. La formazione, questa è stata la formazione. Pisa è sceso in campo con un 4-3-1-2 e sicuramente ha trovato la via giusta. Bene, al decimo Vido su Palombi, assist, ma Palombi fuori. Al 14esimo grande occasione per il Cosenza con Sacco che tira e Gori smanaccia sulla traversa. E veramente Gori bravissimo in questa circostanza, perché sennò la palla entrava e quindi contropiede del Pisa subito, ma purtroppo Vido manda su Marte e vabbè. Al 21esimo Cosenza avanti con Carretta, cross, ma Meroni oggi manda in angolo e quindi sventa il pericolo. Beghetto al 16esimo tira, ma va alto. Al 28esimo triangolo con Palombi, Vido Palombi, ma purtroppo Palombi di poco fuori. Vabbè, al 35esimo Caracciolo sbaglia, ne approfitta della situazione ma non conclude. E va bene, io direi che il primo, queste sono quelle, insomma, le azioni più salienti, direi che per questo primo tempo che finisce sullo 0-0 siamo a posto così. Nel secondo tempo il mister cambia, siega per Quaini e fa bene, perché Quaini oggi, peccato che ho toccato poco la palla, quelle poche volte che l'ha toccata ha sbagliato, poi ha preso anche la munizione, insomma, quindi in definitiva ha fatto bene a fare la sostituzione. Benissimo, poi siamo alle prime battute e il Pisa si vede che subito proiettato in avanti, quando al 49esimo Gucker entra in area, dribbla e tira, Falcone è battuto e siamo al 49esimo, il Pisa è su di una rete a zero. Va bene, poi al 55esimo mister cambia, Marconi per Palombi. Andando avanti nella partita anche il Cosenza fa la sua sostituzione, Tremolada per Chiavi, ma la situazione non cambia, il Pisa sempre proiettato in avanti, propositivo, bene, tiene bene alla tre quarti, tira ma non riesce, insomma, alla fine, insomma, a centrare lo specchio. E va bene, quindi il mister al 64esimo effettua altre due sostituzioni, Sibilli per Vido, bene, e Belli per Beghetto, va benissimo. E quindi siamo al 64esimo. Al 72esimo l'arbitro fischia la punizione per il Pisa, siamo al limite dell'area. Mazzitelli batte la punizione, una punizione strepitosa, entra in porta nel punto preciso. Falcone non la vede nemmeno. Ragazzi, una punizione veramente da Champions League questa, veramente. Bravo, bravo, bravo e ancora bravo Mazzitelli. Bene, e siamo al 72esimo, quindi ancora un Pisa propositivo in avanti. Un Cosenza spento sicuramente, perché essendo sotto i 2-0 quindi pesa anche mentalmente, insomma, non pensieriscono per niente il nostro portiere Gori. All'86esimo triangolo Marin, siega Marin e tira e Marin segna e siamo sul 3-0. A questo punto cala il sipario sulla partita, non c'è più niente da fare, non c'è più niente da dire. All'87esimo il mister cambia, fa un'altra sostituzione, Mastino per Gucker, bravo oggi Gucker, insomma, secondo tempo veramente bravo. E niente, il Cosenza cambia mezza squadra, fa le sostituzioni, Occhiuzzi gioca il tutto per tutto, ma il Cosenza non riesce a fare niente praticamente. E vabbè, capitano le giornate, no.
anche per le altre squadre, insomma, ecco. Bene, io che dire, cioè non vi faccio vedere il tabellino, eccolo qua. Quindi sono stati, i tiri sono stati 14 per il Pisa e 2 per il Cosenza, i tiri in porta 6 per il Pisa, 1 per il Cosenza, e poi gli assist ovviamente 1 per il Pisa e 0 per il Cosenza. Questo, diciamo così, è stato in sintesi il tabellino della partita. Quindi io direi che tutto sommato un Pisa che oggi, soprattutto nel secondo tempo, ha dato veramente, ha mostrato che quando c'è la volontà di giocare bene, quando c'è la volontà di, insomma, di voler portare a casa punti e partita, si riesce a fare, come io ho sempre detto. Poi ci sono le giornate, no, per carità di Dio, c'è tutto quello che volete voi, insomma, però alla fine io non commento, non dico niente su, insomma, su quello che ha detto alla fine Gucker, perché insomma uno esprime il suo pensiero e quindi io rispetto il suo pensiero, anche se una cosa, vabbè, una cosa la voglio dire, ricordatevi una cosa, che qui è sempre Pisa e forza Pisa. Ma anche se il Pisa dovesse andare in Serie C, io andrei allo stadio, sono sempre andato, che problema c'è? C'è nessunissimo problema. Però quando uno magari vede una partita, magari, o due partite che non vanno, uno lo fa presente. Poi io ho sempre detto che con Lecce noi non ci meritavamo di perdere, perché il Pisa ha fatto una bella gara. Quella è stata condizionata da un paio di episodi. Quindi i ragazzi non avevano assolutamente colpa. Sempre detto, andate a vedere il video, ho fatto video anche sull'arbitro, quindi cioè, io per quanto mi riguarda, poi gli altri non lo so. Va bene, chiusa la parentesi. E niente, io a questo punto analizziamo un attimo la classifica con voi, poi andiamo a dire anche due battute sul Pescara. Ecco qua, la classifica è questa, quindi un Empoli che ha una partita da recuperare a 66, quindi in testa alla classifica, Lecce 61, Salernitana 60, Monza 55, Venezia 53, Cittadella 50, Spal 50, Chievo Verona che ha una partita da recuperare 48, Regina 47, Brescia 44, Cremonese 43, Pisa che ha una partita da recuperare, il nostro Pisa, quindi ci troviamo a 43 insieme alla Cremonese, e Vicenza 41, Pordenone che ha la partita da recuperare con noi a 40, Frosinone 40, Ascoli 37, Cosenza 32, e siamo nella zona rossa, diciamo così, quindi Reggiana 31, Pescara 28, Entella 22. Pescara e Entella hanno una partita da recuperare, ma il Pescara dovrà recuperare altre due partite. Io penso che alla fine penso che stopperanno il campionato, faranno recuperare le partite e poi ridaranno il via al campionato. Questo è quello che penso io, eh. Credo che ormai a questo punto si delinei questa cosa, insomma, sia in porto, diciamo così. Ecco. E va bene, per i casi Covid, eccetera, eccetera. E che dire? Niente, praticamente niente. Ora si giocherà martedì contro il Frosinone, e poi giocheremo, avremo il Venezia in casa, poi dovremo, poi non so, ci sarà lo stop, poi insomma le varie partite, poi dovremo recuperare anche noi la partita col Pordenone, e poi Brescia, e poi se non erro avremo l'ultima con l'Entella, insomma questo è. E niente, che dire, io penso a questo punto che i giochi, diciamo così, siano fatti per noi, insomma, nel senso, noi dovremmo mantenere la categoria senza grossi problemi. Cioè, io non credo che a questo punto il Pisa si ritrovi imbischiato nei playout, non credo, sempre che si giocheranno i playout, perché alla fine voi sapete che se ci vogliono 5 punti di distacco, se ci sono 5 punti di distacco, poi Non verranno giocati i playout, non lo so, comunque andremo a vedere, perché poi in definitiva ci sono in fondo classifica, c'è tanti scontri diretti,
abbiamo un Cosenza Pescara che è uno scontro diretto, ma insomma ce ne sono veramente tanti scontri diretti che ancora nel fondo classifica hanno diciamo valore. Per quanto riguarda la testa della classifica, non credo che ci sia, io penso che l'Empoli ormai sia, cioè voglio dire, sia in Serie A, credo, cioè non, a questo punto si trova a 66 come abbiamo visto, ma andiamola a rivedere, io la rimetto in sovraimpressione, quindi l'Empoli a 66, quindi non credo che a questo punto, cioè a 5 punti di stacco, non credo che ormai ci siano più grossi problemi per l'Empoli, cioè Salernitana è a 60, ecco, per il secondo posto invece ancora, diciamo così, ci sono ancora giochi aperti, perché insomma per il secondo posto ci sono ancora sicuramente giochi aperti. Noi per quanto riguarda i playoff non credo che ormai il Pisa, io ormai, cioè nel senso, io ho sempre detto, no, per me va bene la salvezza, mantenere la categoria, poi l'anno prossimo si vedrà, insomma, ecco, io spero che insomma l'anno prossimo si faccia degli innesti, insomma degli innesti validi, insomma qualche innesto, ecco, qualche innesto, magari in attacco, insomma non lo so, poi vedranno, si vedrà quando sarà il momento, insomma, voglio dire. E niente, io detto tutto, penso di aver detto tutto, e oggi veramente una bellissima play goal, veramente una punizione di Mazzitelli, cioè veramente bella, io non mi stancherò mai di dirlo, insomma. Va bene, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa, ragazzi, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima e arrivederci.